La provincia di Rimini esce salassata dalle cifre dell'Osservatorio regionale sulla finanza territoriale. I dati riguardanti l'anno passato, precisamente aggiornati al 1 gennaio 2013, indicano la nostra zona come la seconda in regione per pressione tributaria, poco più di 700 euro pro capite tra addizionali, tasse sui rifiuti e altri salassi. La nostra è una delle zone dove si paga di più. Un esempio è quello relativo alla tassa sui rifiuti, che con la presenza dei turisti inevitabilmente aumenta con l'arrivo della bella stagione. Oltre 43 milioni di euro. Supera i 200.000 euro l'addizionale sul consumo di energia elettrica, mentre ammonta a 44 milioni di euro il computo delle tasse sborsate nel periodo preso in considerazione. Una forte pressione fiscale che si traduce in 704 euro pro capite per Rimini. Al primo posto Bologna con 756 euro. Fanalino di coda la vicina provincia di Forlì-Cesena con 528 euro. Tra crisi e tentata ripresa, tra alti e bassi, le tasse sembrano essere l'unica costante. È sfuggito a Diabolicus, ma a me non sfuggirà! Ma scusi, lei chi è? Sono l'agente delle tasse!